Bella a tutti ragazzi, sono Matrosa e oggi siamo in un nuovo video. Allora, questo è un video diverso dal solito, non è un solito Fortnite montage che porto di Fortnite, ma è come editare velocemente da controller. Allora, me l'ha consigliato un mio amico, cioè sti task me li ha consigliato un mio amico, che lascio il link in descrizione se vi va passato. È stra utile e non bisogna cambiare posizione delle mani, cioè le tieni sempre così e sei anche più veloce. Si edita con LB per Xbox e invece per Play mi sa che è L1 o L2, non lo so. Comunque, ora vi chiederete come cambiare arma, cioè per andare nell'arma precedente. Per cambiare l'arma io uso L, che sarebbe l'analogico di sinistra. È un po' scomodo all'inizio, però piano piano ci si abitua. Io infatti in 2 ore, cioè 1 ora al giorno per 3 giorni, diciamo, sono riuscito ad usarli normalmente. Però in pubblica sto ancora usando quelli normali, professionista del combattimento. Allora flexo un attimo. No, semplicemente si fa più veloce, è molto più rapido in confronto a magari usare cerchio o B. Allora, come detto, modifico con LP. La sensibilità la tengo sempre bassa, cioè da quando sono tornato dalle vacanze devo tenerla bassa perché avevo tipo 1.9 e 1.8. Non riuscivo a mirare, non riuscivo a muovere la visuale perché era troppo alta, troppo alta. Quindi l'ho abbassata a 1.4, 1.5, così almeno diciamo è più comodo. Però se vedete, edito molto più veloce in confronto a come editavo con B. E la cosa indispensabile che bisogna avere è la modifica rilascio, perché se non si ha, si fa così. Ora sto editando con LB. È molto lento perché devo schiacciare B di nuovo. Schiaccio LB, seleziono e B di nuovo, così edito. Quindi bisogna averla. No, ho filato, non dovevo segnalare. Allora, riattiviamola. Ok, se vedete così è molto più immediato in confronto a editare con cerchio come conferma. Dai, non ci vuole tanto per imparare. Anche i tunnel ci ho messo, diciamo, 2 giorni, anche uno. E nulla. Comunque, visto che c'è LB su modifica, la capanna, o il tettino, come lo chiamate, cioè lo si piazza con L. È scomodo. Però bisogna avere lo scatto automatico attivato, così almeno non perdi tempo, cioè tipo non rallenti o cammini lentamente, non corri come in hobby, diciamo. Nel resto, dai, sono migliorato molto, nelle build fight soprattutto, perché prendi subito lag. Poi per quanto riguarda la modifica rilascio, bisogna averla, perché se non si ha, mettiamo conto che siamo in un fight, non è... Uno arriva da te, tu non hai tempo di editare la finestra o vabbè il triangolo come volete editare, che lui già te l'ha spaccato e ti ha editato lui perché è straveloce. Tra l'altro, ecco, scossa di ping. Ok, allora. Vediamo con professionista del combattimento cosa uso io di solito in pubblica. Giustamente sono appena arrivato, non sono fortissimo, però ci provo. Ho già fail. Però i tunnel riuscivo a farli prima di andarmene, ma non ho più giocato per 26 giorni. Ecco, penso si veda. Niente, raga, la sensibilità, come vi ho detto, è così. Mentre quella visuale e quella del mirino, le ho abbassate entrambe a 6. Avevo 7 e 8. Perché se no non riuscivo completamente ad usarle, come ho già detto prima. Ditemi se vi è servito un po' questo video. Editare ogni tanto con B ci riesco, però non sono
non è poi come con LB, perché alla fine con LB muovi solo la visuale, invece con B devi muovere le dita, la visuale, quindi ci metti più tempo e sprechi tempo. E nulla, raga. Quindi vi consiglio vivamente di provare ad utilizzare questi comandi, poi se non vi trovate normalmente tornate a quelli che avevate. Perché, boh, alla fine io mi ci trovo bene. Flexiamo un attimo. Ok, ho finito di flexare. Vabbè, dai. Comunque, bella raga, ditemi nei commenti se vi è servito. Bella.